a tutti, io sono Jenna e benvenuti sul mio canale. Scusate l'assenza, credo di essere mancata quasi 2 settimane, credo, non lo so, non ricordo. Comunque, non importa, o forse no, no, ho messo l'altro giorno il vlog a casa delle mie fans, delle mie ragazze della dieta Gemina. Purtroppo, forse non purtroppo, o forse per fortuna, niente, sono diventata single dopo 10 anni di fidanzamento. Vabbè, è la vita, capitano anche queste cose, però meglio non affossarsi troppo sulle cose. Cercare sempre di non accontentarsi e andare sempre avanti. Ok, chiudiamo questo argomento. Oggi vi parlerò della fame nervosa. Credo di averlo già fatto parlandovi della differenza tra la fame nervosa e la fame fisiologica. Oggi vi voglio dare delle strategie, dei consigli per quanto riguarda la fame nervosa. La prima strategia è quella di crearvi degli ostacoli. Che significa? Non comprate più le cose che non dovreste mangiare. Parliamo sempre della dieta, raga. Forse non l'ho specificato. Comunque, non comprate più le cose. Oppure, se ce l'avete in casa, mettetele lontano. Lontano dal apro e li prendo. Tipo, io una volta, cioè a me piace molto il burro d'arachidi, lo uso quello senza zucchero, però se me ne mangi tanto è molto molto calorico. Allora che faccio? Ci metto sopra altra roba, così non vado sempre a prendere un cucchiaino, capito? Quindi createvi degli ostacoli per non raggiungere molto facilmente questi alimenti calorici o super calorici. La cosa migliore sarebbe da non comprarli. Vi dovete creare un mantra, che significa che vi dovreste dire a voi stessi tutti i giorni, anche 1 milione di volte: mangio solo ciò che mi serve. Noi non abbiamo bisogno di altro, ragazzi. Il cibo non è non ci allieva. Non ci cura le ferite, il dolore, non ci aiuta, ci farà sentire meglio per 2 minuti, poi dopo il dolore, i dispiaceri, lo stress ritorna esattamente come prima. E se noi continuiamo a mangiare, ci facciamo solo del male. Createvi questo mantra, ditevelo come Ave Maria, 3000 volte al giorno: mangio solo ciò che mi serve, punto, niente di più, niente di meno. Cercate di lavorare su voi stessi, perché non è un gioco, non è uno scherzo. Cercate di lavorare e conoscervi di più, cercate di lavorare su voi stessi, perché riuscirete ad arrivare a un punto in cui le cose saranno talmente naturali che non vi avvicinerete più alla merda del cibo che vi fa male. La terza strategia, diciamo così, che vi voglio dare è: mentre mangiate non fate altro. Raga, tendiamo sempre, quando mangiamo, di stare con lui in mano, e lo faccio anche io, però sto cercando, vi giuro, è come disintossicazione da telefono, perché cerco il momento in cui mangio di non fare null'altro. Perché questo, raga? Il nostro cervello ha bisogno dai 10-15 minuti per rendersi conto che sta mangiando. Questo che significa? Che se noi gli diamo quei 15 minuti per rendersi conto che ha mangiato, noi abbiamo fame subito dopo. Che significa? Che non sarà una fame fisiologica, perché noi al corpo gli abbiamo dato il nutriente necessario, ma sarà una fame nervosa, una fame data proprio dal nostro subconscio. Siamo noi colpevoli di tutti questi stati d'animo che ci succedono. Perché? Perché non abbiamo dato tempo al nostro cervello di elaborare ciò che stava facendo, perché noi mangiavamo e stavamo
guardando il telefono, quindi il cervello non riesce ad elaborare due azioni nello stesso momento, quindi non riesce a rendersi conto che mangia e guarda altre cose nello stesso momento, perché non associa le immagini col ingerimento del cibo. Quindi mentre mangiate spegnete tutto, datevi quei 15 minuti solo per voi e mangiate dedicandovi al cibo, così masticate meglio e digerite meglio. La quarta strategia che vi voglio dire è quella di tenervi un diario alimentare. Che significa? Tutti i giorni, la sera, adesso abbiamo appunto il telefono, possiamo anche scriverlo sopra, scrivete cosa avete mangiato durante la giornata, rileggetelo e rendetevi conto se ciò che state facendo lo state facendo in maniera giusta o state sbagliando, perché al momento in cui il nostro cervello andrà a leggere che avete mangiato 3 kg di Nutella, che avete mangiato quello, quell'altro, riuscite a rendervi conto che state sbagliando qualcosa o, nel caso in cui state facendo un buon lavoro, una buona soddisfazione. L'ultima, diciamo così, strategia che vi voglio dare da mettere in pratica è quella di fissarvi dei obiettivi, ma degli obiettivi a non degli obiettivi voglio perdere 30 kg in un mese, no, o peggio, mi hanno chiesto anche 50 kg in un mese, no, non è quello. Se non siete seguiti da un nutrizionista o non siete seguiti da Dieta Giannina, cioè da me, a proposito, se volete essere seguiti da me trovate in info box le mail e potete scrivermi. Se non siete seguiti da uno specialista, provate a fare dei piccoli cambiamenti nella vostra vita. Eliminate lo zucchero, non mangiate più, eliminate lo zucchero e tutti i prodotti che contengono lo zucchero bianco, non mangiate più i fritti e bevete tanta acqua. Sono tre le cose che potrete fare in qualsiasi momento, a qualsiasi età, senza che vi succeda nulla, anzi porterà solo ed esclusivamente del beneficio. Quindi fissatevi degli obiettivi tipo: io non mangerò più zucchero bianco e tutti gli alimenti che lo contengono, e questo è l'obiettivo di questa settimana, quindi è un obiettivo raggiungibilissimo e vedrete che se piano piano vi imparate a gestire la vostra alimentazione vedrete che perdete anche peso. Quindi io, vicino agli obiettivi settimanali e comunque abbordabili, ci saranno anche obiettivi di peso che perderete, sarete più energici, più forti, più anche più allegri, vi assicuro, perché mangiare sano vi fa sentire più belli e quindi più sicuri di voi, e quindi starete bene anche in mezzo agli altri. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di dare un like, condividetelo, perché sono cose che tante persone non conoscono e io voglio che riusciamo a trasmettere questo stile di vita, che aiutiamo più persone possibile a non rischiare più la vita, a non mettere in gioco la loro vita. Seguitemi anche su Instagram, Parmigiamo Insieme, ci vediamo al prossimo video, ciao!